E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi video tubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui sempre su questa città, praticamente mi sono rifugiato su questo tetto per aspettare che passa insomma la nottata, perché sennò non ho nessuna speranza purtroppo di cavarmela. E niente ragazzi, siamo qui su questo tetto e sono praticamente al tredicesimo, no, scattato in questo momento il 14° giorno su 7 Day to Die, ragazzi, fantastico. E niente, mentre aspettiamo praticamente, insomma, perdevo un po' di tempo nel cercando di craftare qualcosa. Avevo fatto della polvere da sparo, ma giochicchiando qua e là praticamente mi è venuto fuori mettendo queste tavole di legno plywood, insomma, e mettendo sotto tre gunpowder mi viene fuori una trap mine mai vista, ragazzi. Che cavolo è questa roba qua? Un trap mine mi è venuto fuori, bellissima. Non so cosa sia sta roba. Adesso sono curiosissimo di vedere, cioè, che cazzo è sta roba. Voglio provarla. Sono curiosissimo di provarla. Solo sembra che sia una specie di mina esplosiva, un qualcosa del genere, quindi devo andare, ma devo stare attento, insomma. Qui ho bloccato tutto. Lo sfizio di provarla da qualche parte, vabbè, lo proviamo dopo quando ci saranno zombie. Adesso non posso, insomma, rischiare. Però giochicchiando così con delle cose vengono fuori cose assurde, veramente, cioè. Quindi praticamente è una trap mine, è facilissima da fare, quindi tre pezzi di legno così e della polvere da sparo. Buono, 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 buono. Secondo me è una specie di... Adesso magari la mettiamo a terra, anche se non la usiamo, dopo ne facciamo un'altra. Mettiamola qua, vediamo com'è. Che cazzo è sta cosa? Trap mine. Ma cosa fosse? Un muro esplosivo, vogliamo provare? Non lo so. No, ma non si rompe. Boh. Chissà come viene applicato sto affare, no, vi giuro non lo so, non so proprio che cosa sia. Va bene, per il momento siamo qui ragazzi, aspettiamo le prime luci per poterci spostare come al solito, perché sennò rischiamo tantissimo, che qua vedo tanti zoom, insomma, quindi sono sempre incavolati neri perché ci vogliono mangiare, ma non ci riusciranno ragazzi, non ci riusciranno. Ci vediamo fra un pochino. E niente, praticamente vista questa trap mine, che non, sinceramente non è che ha funzionato alla grande, insomma, cerchiamo di costruire qualcos'altro. Vediamo un pochino, cioè. E 120 mi sembra un po' troppo. Ecco, 4 di questi, facciamone ancora un altro, facciamone 8 di questi. Sono forging metal e praticamente short pipe metal. Quindi, eccole qua. Proviamo, cavolo, questi sono piccoli pezzi di metallo, insomma, quindi probabilmente dovrebbe venirmi fuori qualcosa che sinceramente una zappa l'abbiamo già fatta. Rusty metal door, scrap metal door. Ma io direi di provare. Proviamo a metterle così tutte quante. Ah, eccolo qua. Mi sa che abbiamo creato quello che c'è di più resistente che possa esistere, insomma. Io sinceramente, oh cavolo, ho sbagliato. Ah, via. 18 pezzi di ferro così. E figo, figo ragazzi. Voglio... Dove li mettiamo qua? Mettiamo un attimo il cibo a terra. Accidenti, mi trovo... Che fastidio questo inventario pieno. È un macello. Allora, ho buttato giù un attimo questa roba da mangiare. Volevo vedere, questo dovrebbe essere il... Forse ciò che è più resistente. E... figo cazzo. Effettivamente è proprio una figata. Quindi proprio una figata ragazzi, come se fosse un ponte d'acciaio, non so, un qualcosa di
di metallo che... Bello. Però è tutto acciaio, credo. Chissà, secondo me si rompe. Vediamo entro quanto si rompe, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sti cazzi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Madonna mia, ragazzi. Ma questa è roba esagerata. Mi sa che abbiamo risolto. Se facciamo questa roba qua, col cazzo che riescono a entrare. Però... Però sono curioso, insomma, è incredibile, cioè. Dobbiamo. No, facciamo così, volevo mettere. Allora, quante ne sono masse? 64, ok. Questo lo buttiamo via. Allora, facciamoci un po' di spazio, ragazzi. È incredibile. Perché? Perché volevo fare un pickaxe. Perché non vorrei che ho sbagliato attrezzo per... Ecco qua. No, scusatemi. Pickaxe è qua. Il piccone. Ok, adesso lo mettiamo qui. Voglio vedere col piccone. Perché è impossibile che sia così resistente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mamma mia, 23, 24, 25, 26. Ma no, ragazzi, non è possibile, cioè non è possibile. Ma sì, ma forse perché devo bere, cioè non ci posso credere che abbiamo trovato una cosa così resistente. Non è possibile. Questo... Allora, iniziamo da capo. Vediamo qua. Magari ci vuole più energia. Allora, 1, 2, vedete, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, ragionevole. 7 colpi. Comunque è resistentissimo. È resistentissimo. Che vi ricordo, quello che avevamo trovato noi al momento era questo, quello più resistente. Con cui facevamo i muri praticamente. Vi ricordate? E voglio ricordarvi che si rompono così. 1, 2, 3. Porca vacca. 1, 2, 3. E si spaccano. Questo è un cavolo. Qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botte. Ah cacchio, mi viene pure uno scrap metal. Bellissimo, ragazzi. Scusate queste prove, però mi incuriosisce molto, perché se dobbiamo fare una casa resistente, beh, mettere questa roba qui fuori non è una cattiva idea, ragazzi. Non è assolutamente una cattiva idea. Va bene, dopo questi piccoli test, queste piccole prove, insomma, ragazzi, direi ci vediamo fra un pochino alle prime luci del sole. Sono le 5:26. Non cambiate canale, mi raccomando. Ebbene, ragazzi, io qui continuavo a cercare di capire con questi elementi come si potesse andare avanti. Nel frattempo, fortunatamente, sembra che il sole stia sorgendo. Ottimo, direi, approfittiamone, così abbiamo ancora qualche casa da andare da lootare, insomma. E... figo, questo è un ciccione morto, credo. È morto da solo, è morto di paura, mi ha visto, cavolo, maledetto. Sono saliti, hanno spaccato tutto e sono saliti. Bravi, bravi, ragazzi. Aia. Vorrei sapere da dove è uscito questo, però vabbè, fa niente. Oh cavolo. Hanno spaccato il muro, ragazzi. Hanno sfondato tutto qua. Disgraziati. Bene, questo io quasi quasi me ne prendo uno. E me ne prendo due. Perché sono molto curioso. Secondo me si può fare qualcosa di molto carino. E voglio provare. Voglio provare a craftare qualcosa di carino. Perché mi sembra... vorrei fare qualcosa di molto molto sfizioso, e deve essere quindi gun power. Questo è l'esplosivo, insomma, mi sembra, e non mi ricordo, cavolo, se è una cosa così. Aspettate, dovrebbe essere
Una cosa del genere, forse. No, forse lo proviamo a invertire, così. Eccola qua! Eccola qui, una bella mina. Quindi questi hubcap della macchina con la pol 2 di polvere da sparo, uno scrap metal, praticamente vi viene fuori una bella mina. Vediamo un po' di metterla sotto il culo di qualcuno e vediamo che effetto fa. Dai ragazzi, dove siete? Zombie, quando mi servite non ci siete mai. Eccoli qua, sul colpetto di mongoloid. Dai, vieni, vieni. Ecco, dai, vai su. E ne scoppia. Ma che cazzo di mina è? Ma dai, andate a fare in culo. Non è possibile. Dai, scoppia, scoppia. Ma dai! Ma ci siete andati su tutti? Mo ci vado io su, come nei cartoni animati. Aia, vaffanculo, veramente. Dai, scoppia. Allora, scoppia, mina di merda, ok? La mettiamo qua. Dai, venite su, vi prego. Esplodi, mina del cazzo. Esplodi. Ma che merda di mina è? Forse è meglio usare. Ah, ma forse non è ancora operativa, credo. Non può essere. Ma vaffan bagna, va bene, dai ragazzi. Usiamo le vecchie maniere che sono sempre state le migliori. Ma com'è possibile? Tutto sto casino per fare la mina e poi ci ha dato buca, ragazzi, ci ha dato proprio buca. Vabbè. Ce ne frega, noi continuiamo nella nostra perlustrazione. E sperando di trovare. Ah, ottimi, altri caricatori, meno male perché. Buono, altri caricatori, meno male. Un cesso chiuso, va bene. Dei semi, questi secondo me sono positivi perché. Questo lo possiamo prendere. E questo ce lo mangiamo subito. L'abbiamo già mangiato qui, vediamo un po'. Ok, andiamo a vedere su che cosa c'è. Qui c'era un tetto anche qui. Tanti scrap metal. Tanta bella roba. Cavolo, ne abbiamo fatti 64, ragazzi, eh. Abbiamo fatti ben 64. Io direi di togliere via il vetro qua, che non ci serve a niente per adesso. L'avevamo fatto prima, ma sinceramente poi tanto dobbiamo trovare un po' di sabbia. La sabbia è più conveniente, secondo me. Ehi, peccato. Prendi questo qua, mamma mia. Ok, 21, buonissimo. Beh, ottima lootata direi, ragazzi. Abbiamo trovato un bel po' di cose carine. Andiamo. Via. E ora ci dobbiamo fare quest'altra casa. Beh, così abbiamo finito questa piccola cittadina, eh. Abbiamo proprio finita tutta. Chi è? Mortacci tua, che paura. Ma chi è che così? Da dove è uscito questo? Disgraziato. Vediamo una testa che sta. No. Ehi, ma chi sono questi? Che ci fai qui? Vai via! Duri di zombie, via, annienterò, vi distruggerò. Scrap metal. Infect woman. Si vede che è infetta. E allora? È brutta come la morte, allora. Vediamo un attimino se troviamo altre armi. Niente qui. Niente, ragazzi, purtroppo proprio niente qui, eh. Cerchiamo un po' di armi. Niente. Niente. Ah, tutta robaccia, ragazzi. Tutta robaccia. Niente, via, andiamo via di qua. Io direi di allontanarci da questa città che non offre assolutamente più niente. Guarda quanti, bro, maledetti mostri. Quindi ok, vediamo un attimino dove possiamo andare. Qui c'è una specie di stella. Sono molto curioso di capire cosa. Che vuoi, bello, che vuoi? Disgraziato! Sei brutto come la morte. Anzi, sei più brutto della morte. Questa. C'ha le tette grosse, ma è brutta. Cavolo, mi hanno ferito, uffa. Questo lo togliamo subito dall'inventario perché è pericolosissimo, ragazzi. Se moriamo siamo strafottuti praticamente.
ma ci abbiamo 22 painkillers. È proprio oro. Ah, ci sono delle case lì forse. Sì. Il ponte spaccato. Chissà, mi sa che qui forse... Non so se dove siamo morti noi. Ah, dell'acqua. Ma l'acqua ha cambiato aspetto. È diventata più un azzurrino, se non sbaglio. Prima era più tipo fogna, insomma. Invece adesso sembra che l'hanno... A proposito, facciamo un piccolo esperimento, ragazzi. Vediamo un attimino se si può fare un secchio, se ci riesco. Che botta di... che sederino, subito fatto proprio al volo. Bacchet, voglio provare a riempire... Ah, che bellezza, lo ha fatto. Perché voglio capire come viene messa l'acqua. Come viene messa? Ma viene messa... strana. Beh, un secchio d'acqua me lo porto. Stavo pensando, sarebbe carino avere dell'acqua a casa, insomma. Nel senso, nel nostro covo, diciamo così. Perché non è male l'idea. Può tornarci sempre utile un po' di acqua. Quindi... secchio mi sembra poco, però vabbè, sempre meglio di niente. Che non lo so, magari per innaffiare delle coltivazioni, qualcosa che sia... Vai via cervo, per favore. Ah, fucile a pompa, che sia lodato, che bello. Mamma mia, sono troppo pieno, ragazzi. Che faccio? Che cosa faccio? Brrr. Non so cosa buttare. Questi 88 che sono? Gli stick. Queste ragnatele. Pure queste ragnatele, dai, non è che... non è che le usiamo, chissà. Rinuncio volentieri alle ragnatele. Tutta acqua, acqua, sempre acqua. Noi vogliamo... ci servono armi da fuoco. Niente, non ce ne frega niente. Vediamo che qua, che cosa c'è? Uno zaino. Niente. Ah, qui c'è un'altra cassa. Questa ce la possiamo prendere, sperando che un giorno ci possa essere utile. Ehi, che ci fai tu qua? E questo anche tu. Oh mamma, un altro corpo tagliato in due, poverino. Quegli zombie hanno fatto festa, si sono mangiati tutti. Che miseria. Vabbè. Allora. Andiamo giù, vediamo queste case di qua. Dopodiché io direi quasi quasi ce ne torniamo... Dov'è? La nostra casa è qui giù, mamma mia, è lontanissima. Potremmo iniziare a tornare verso casa, che adesso ci abbiamo un po' di armi. E... per continuare a progettare, a fare qualcosa di più figo. Sto in realtà sto morendo dalla curiosità, perché da quando ho visto questo elemento così forte di ferro, stavo pensando se riuscissi a metterlo fuori. Secondo me i zombie non riescono proprio più a entrare, forse, perché piano piano rompono tutto. Non c'è niente da fare. Spaccano tutto piano piano. Stiamo andando alla grande, ragazzi. Stiamo andando alla grande, anche se... E ci siamo quasi, cavolo. Sono le 13.53. Qui secondo me, mamma mia, è devastata questa casa. Ma qui forse ci siamo rifugiati in qualche puntata, perché vedo che è stata proprio attaccata di brutto. Non ci vedo niente di interessante, tranne che uno steccato. Migliaia, sempre zombie dappertutto. Ci sono tanti però. Vediamo un pochino di proseguire. Stiamo andando praticamente giù da questa parte, quindi siamo veramente messi bene.
ancora scrap metal. No. Beh, direi che con queste armi abbiamo trovato due pistole, un fucile da cecchino, qualche caricatore. Mi aspettavo. Volendo, spero di riuscire a costruire un po' di proiettili insieme, diciamo così, per il fucile a pompa, in modo da essere completamente autonomo e non andiamo neanche più in città a prendere. Oddio, però penso comunque si romperà il fucile. Beh, il gioco è concepito proprio bene, cioè ti devi muovere per forza alla fine. Devi spostarti e muoverti per forza, questa è la verità. Perché è fatta apposta che tu... Cos'è sto... un coniglio ho visto? Te lo giuro, ho visto un coniglio, eccolo! Eccolo, quanto è bellino! Dove è andato, piccolo? Una macchina. Mizzica. Ma guarda con io come fila. Ma stare invece di uccidere i zombie. Eh no. No ragazzi, perché sinceramente volevo un po' di carne di coniglio, ma non c'è rimasto proprio un bel niente. Ah, un altro caricatore, un'altra pistola, non so che facciamo. Via, via questa. Consiglio sempre vostro, ragazzi, giustissimo, lo trovo veramente giusto. Un altro fucile da cecchino negli alberi, giustamente, ragazzi, è così, si trovano sempre negli alberi, no? È giusto che uno praticamente trova negli alberi dei caricatori di fucile, perché tutti mettono i caricatori di fucili, insomma, nell'albero. Che miseria, ragazzi. Questa è una fantasia veramente. Allora vediamo un po' dove dobbiamo andare. Di qua, ok. Possiamo seguire la strada, possiamo andare dentro terra. Questa è una terra bruciatissima. Questi mattoni qua pure non ho mai capito cosa possono essere. Proprio pietrezzoni di tufo. Chi lo sa? No, di qua. Ci stiamo dirigendo, ragazzi, verso la nostra casa. La missione è stata compiuta. Quindi abbiamo recuperato un bel po' di munizioni e di armi. E bene, altra benzina. Praticamente, sapete cosa facciamo la prossima volta? Ci allunghiamo verso magari il deserto per andare a cercare un po' di sabbia. Perché così facciamo un po' di cemento pure. Ecco, ci siamo qui quasi, ci siamo quasi. La nostra piccola casina, sperando che non ce l'hanno abbattuta, perché sennò ci rimaniamo male. Ok, tanta roba da mangiare, sempre proprio tantissima roba da mangiare. Ok, dovremmo esserci quasi. Sento già tanti zombie però, chissà perché. Ecco il nostro, che bella la nostra casa, ragazzi, è meravigliosa, guardate che bella. E c'è sempre il trenino dei mongoloidi qua, porca miseria quanti. Però la cosa bella è che almeno sono fuori. Mamma mia, ma questi qua... Porca miseria, che qua finiamo tutti i proiettili per queste banane. Va bene ragazzi, ti facciamo un'altra missione per andare a prendere i proiettili. Porca miseria. Ma quanti cavolo ne sono? Mostruosi, veramente. Però la cosa positiva, aia, la cosa positiva è che praticamente almeno non siamo, non lagga, ecco, che siamo a 30 fps, quindi qualcosa hanno migliorato, questi erano veramente tanti, ragazzi, erano talmente veramente tanti. Niente di buono, niente di buono. Beh, ancora. Ok, qui c'era una scaletta. No, ma hanno distrutto pure la scaletta. Mi sa non ci riesco neanche a salire più. Oh mamma, che sono queste bastardacce? Ma quanti ne sono? Oh, sono tutti vicino a casa mia stanno. Guarda qua, guarda. Ehi.
E basta, basta. Ah, meno male è rimasta una scaletta per salire dentro. Ok, opla. Ed eccoci qui, ragazzi. Benissimo, benissimo. La nostra meravigliosa casa, io l'adoro. La nostra casa stupenda. Allora, cerchiamo di fare subito un bel puzzo. Che abbiamo detto, abbiamo un secchio d'acqua dietro, quindi volendo, dove lo facciamo il puzzo? Dove lo facciamo? Dove lo facciamo? Facciamo qua. No, qui potrebbe venire una coltura, quindi non sfruttiamo. Mettiamo un pozzo piccolino, magari proprio qua. Aspetta, togliamo questa erbaccia. Ecco, lo mettiamo proprio qua. Facciamo un po' di... Ecco, così. Mi piace. Il nostro primo pozzo, ragazzi. Un piccolo pozzo che conterrà della bella acqua. Speriamo funzioni questa idea che ho avuto, perché così ci può... abbiamo anche l'acqua fresca in casa. Ci mettiamo dentro così. Non funziona, ti pare. No, ah, forse no, perché siamo dentro. Che shock, forse vede. Benissimo, ha funzionato, ragazzi. Che meraviglia, abbiamo l'acqua fresca. Yahoo! Che figata! Che figata, abbiamo praticamente il nostro pozzicello. Bene, bene, no, sono contento. Ok, così possiamo poi, magari, se quando capiamo possiamo fare delle colture qua, sarà veramente divertente. Nel frattempo io direi di fare altre barre, 262 barre, esagerato, ragazzi, ho esagerato veramente tanto. Però possiamo costruirlo questo. Come si chiama questo affare? Metal Trussing. Quindi questi sono ordinati LM, ovviamente, Metal Trussing. E quindi clicchiamo come mi avete insegnato voi. E ne facciamo un botto, ne facciamo un bottone, un mega bottissimo. E andiamo fuori a divertirci, a costruire, cioè a mettere su. Se non ci fanno un culo prima così. È interessante mettere questa roba qui. Che sembra che sia proprio molto, molto forte. Come materiale. Oh cazzo, già stanno arrivando sti rompicoglioni. Eh no, dai, non ci rompete le palle. Aia. Dai, non rompete le palle, sto cercando di mettere. Aspetta, sto cercando di mettere il coso. Testa di cazzo. Vabbè, magari è un pochino tardi, è una cosa che dobbiamo fare domani, mi sa. Però, proprio bello, viene proprio... Mi piace un casino, ragazzi, mi sono innamorato di sto coso qua. Ma credo forse si possa costruire qualcosa di ancora più resistente, no? Questo non lo so. Però, bene, bene, ragazzi, io secondo me se riusciamo a fare una facciata così, questi non riescono neanche a scalfire. Si spezzano le manine, secondo me. Ed è una cosa molto interessante questa. Io direi adesso passiamo all'interno piano piano senza ammazzarci. E andiamo a posare un po' di cose in casa. Il 14° giorno, ragazzi, sono le 19:52. La nostra fantastica casa. Qui vediamo di tutto più. Ah, ma ci sono proiettili. Che i fuciloni che. Ne avevamo di roba, eh. Soltanto i proiettili che dobbiamo cercare di capire. Qui sotto è tutto a posto, più o meno, sì. Quindi va bene, possiamo... Tutto quasi pieno, io direi possiamo iniziare a spostare un po' di cose. Di tanta benzina mettiamo qua, ci iniziamo a svuotare un bel fucile di cecchino. Con tanti proiettili. Così ci storiamo la roba, conserviamo le cose importanti, perché è fondamentale in questo gioco, insomma. Scrap metal a morire. Che probabilmente poi dopo ci serviranno, se vogliamo fare... Tante cose ci serviranno sicuramente. I tasse di potrà. E qui potremmo anche andare a il fucile a pompa lo posiamo. Ah, ci sono ancora altre. Queste ce le prendiamo che ci possono essere utili. Tanto ferro. Va bene, lo prendiamo. C'è tanta roba da mangiare. Raggiungiamo 37 scatole di cibo. Fantastico. E questi li posiamo anche noi qua. Benissimo, ragazzi, direi veramente buono. Veramente buono, buono, buono. Ok, e qui chissà se... Vedi che non rispona la roba, raga. No, non è vero. Allora, negli zainetti, secondo me la roba rispona.
La roba rispona negli zainetti. Ho questa impressione. Mentre nelle altre cose no. Negli zainetti vuoi vedere? No. No, non so, non credo di non averlo visto, non so, non ho ancora capito il livello di spawn come funziona, come viene gestito, insomma. Ci abbiamo un sacco di cose, anche tanta acqua, buonissimo. Vedi, ci abbiamo. Piacerebbe mettere queste potato seeds, chissà se possiamo già piantarle, se viene fuori qualcosa, boh. Non lo so, su questa cosa qui ci dobbiamo documentare. Va bene ragazzi, per non far vedere il video troppo lungo, volevo ringraziarvi ancora una volta per essere stati qui con me. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta e vi ringrazia. A presto e ciao.